Quindi stiamo discutendo la proposta di delibera 997 del 28.04.2020 e l'oggetto è l'adozione del piano urbanistico attuativo di iniziativa privata relativo al subambito 18CR1 Panocchia e ovviamente connessa all'adozione di variante al POC RUE ai sensi degli articoli 22, 33, 34 e 35 della legge regionale 24 marzo 2000. Direi che magari possiamo far parlare intanto al tecnico, a meno che non vuole alle 9 fare un cappello. Sì, no, dico due cose, ma molto rapide. Come dice il testo della delibera, è un piano urbanistico, diciamo è un completamento dell'abitato di Panocchia a destinazione d'uso prevalente residenziale, con accordi sottoscritti in epoca, diciamo, Ubaldi Vignali, tra virgolette, e che oggi arrivano sul nostro tavolo dopo, diciamo, anni di gestazione di questo intervento, che ha avuto peraltro una serie complessa di passaggi burocratici, amministrativi e di valutazione. Niente, quindi lascerei a questo punto la parola a Federica Zatti per l'illustrazione dei contenuti progettuali della delibera. E anche un po' di storia, come dire, della burocrazia, quali sono gli obblighi, quali sono, come dire, gli atti salienti. Quindi atti salienti e proposta progettuale che viene adottata. Grazie. Buonasera a tutti, io condividerei con voi, se ci riesco, la presentazione. Spero che parta, mi direte voi. Ok, la vedete? Sì, è arrivata. Ok, a posto. Allora, parliamo del subambito 18CR1 Panocchia. CR sta proprio per completamento residenziale. Andiamo ad adottare un piano. Adesso proseguiamo. Qui vediamo sostanzialmente, non so se vedete il mio mouse, lo vedete muovere? Se non lo vedete, sulla destra vedete un comparto lungo e stretto. Questo è il 18CR1, ossia il nuovo intervento su Panocchia. Come diceva l'assessore Linovi, ha avuto un iter amministrativo piuttosto lungo. È entrato nel PSC nel 2007. Nel 2010 è entrato nel POC. L'accordo è stato successivamente stipulato. È stato presentato il piano nel 2015 e da allora siamo arrivati finalmente, solo oggi, quindi nel 2020, all'adozione. Col PSC di l'anno scorso che è stato approvato, quindi nel 2019, è stato ovviamente confermato come subambito. Oh, andate indietro anziché avanti. Scusate. No, cerco di farlo andare avanti, non va. Anzi, è proprio uscito. Non lo vedo più. Si è chiuso. Riprovo. Questa è stata colpa della connessione, secondo me. Allora, guardiamo se riusciamo ad andare avanti. Qui sulla destra vediamo l'intervento e sulla sinistra ho inserito qualche dato di progetto. Allora, la superficie sono 30.000 metri quadri che il piano suddivide con una cessione di aree pubbliche, quindi urbanizzazioni, parcheggi, verde, ovviamente superficie fondiaria e la SLU. Attribuita a questo piano sono 3.115 metri quadri.
di cui 2.475 attribuiti dal vecchio PSC 2007 e 640 dovuti a, ad una prescrizione da POC che mi indicava che nel caso in cui i soggetti attuatori avessero fatto l'accesso del comparto da strada Val Parma, avrebbero potuto recuperare la SLU relativa a edifici rustici da demolire all'interno del comparto, di cui parleremo poi in seguito, nonché ad un'altra zona destinata comunque a completamento residenziale. L'altezza massima per il comparto è piuttosto bassa perché sono 9,5 metri. Quindi il comparto ha un accesso da strada Val Parma, una strada che si snoda sostanzialmente centralmente e un'uscita su strada Pedemontana. Passerei oltre per vedere nel dettaglio le cose più importanti. Allora, la prima cosa che direi è legata all'accesso su strada Pedemontana Nord. Allora, questo è stato un punto molto, molto dibattuto e molto difficile da, da risolvere. Strada Pedemontana è di competenza della provincia. Si sono effettuati un numero esagerato di incontri proprio per riuscire a trovare una quadra su questo incrocio che il nostro, i nostri strumenti individuavano con sistemato con una rotatoria. Tuttavia, sostanzialmente si è capito, e quindi anche la provincia stessa, insomma, alla fine questa rotatoria non poteva esistere, non poteva starci per questioni proprio di sicurezza e di vicinanza con, la, con l'incrocio con strada Val Parma e il suo impianto semaforico. Quindi alla fine è stato deciso, come vedete dalle frecce rosse, che sostanzialmente per chi viene da Pilastro, per così dire, non può entrare nel comparto da strada Pedemontana, ma deve necessariamente passare da strada Val Parma. E l'accesso al comparto e l'uscita dal comparto sono solo di mano, quindi solo a destra. Quindi per chi viene da Traversetolo riesce ad entrare nel comparto, chi esce dal comparto può uscire verso Pilastro, ma non verso Traversetolo. Questo invece ci fa vedere la sistemazione delle aree pubbliche. Inizialmente la scheda tecnico-normativa di POC individuava le aree pubbliche in una posizione molto più defilata. Non so se vedete il mio mouse, comunque diciamo sotto a, questa, a questo disegno del rendering, più o meno in questa zona. Ma anche su suggerimento della frazione stessa, del quartiere, la CQAP si è espressa anch'essa a riguardo, tutti sono stati sostanzialmente concordi nel individuare le aree pubbliche prevalentemente a ridosso del centro di Panocchia, della sua piazza e del circolo, il ciclone, che comunque è un punto di riferimento per il quartiere, per la frazione. Quindi con l'individuazione di un'area gioco bimbi, un parcheggio, sempre che può essere anche utilizzato ovviamente da chi frequenta il circolo, e un campo da calcetto. Quindi tutte le aree pubbliche di socializzazione sono state proprio messe lì a ridosso. L'idea è anche quella, in questa fascia che comunque è rimasta pubblica, di poter eventualmente consentire un accesso direttamente dal comparto al circolo, con una porta, un cancello che consenta nei momenti di apertura del circolo di accedere direttamente. Altra questione importante è stata legata alla sistemazione della piazza di Panocchia, che proprio in questo modo riesce, grazie alla presenza di questo edificio che alla fine
dopo ne parleremo, fa da quinta alla piazza e al nuovo comparto, ridisegna un po' il centro storico di Panocchia. Qui vediamo invece gli edifici esistenti che abbiamo chiamato A e B, in una tavola di Pua si chiamano così A e B. Quello fronte strada si chiama B, mentre quello retrostante si chiama A. Quello retrostante non ha grande valore, il nostro PSC in una variante ne aveva già decretato di entrambi, in realtà, di entrambi era stata tolto il vincolo di edificio diciamo importante, mentre nel RUE erano rimasti perché il PUA potesse valutare nel dettaglio la modalità di trasformazione di questi due edifici. Sull'edificio A, che è quello che vediamo anche fotografato, c'è stato unanime accordo sul fatto di demolirlo. Non ha valore, non ha sostanzialmente alcun valore, pertanto verrà demolito. E la sua capacità edificatoria è quella di cui parlavo all'inizio e che verrà recuperata all'interno del piano. Mentre l'edificio B, sull'edificio B si è dibattuto davvero tanto, soprattutto all'interno della CQAP. I progettisti avevano proposto di demolirlo anche per evitare, lo vediamo nella prima foto in alto, questa strettoia che davvero è importante. È una strettoia che qui passano anche corriere ed autobus, insomma, con difficoltà. Ma la CQAP alla fine ha deciso che era più importante il suo valore e quindi ha chiesto di non demolirlo, ma di mantenerlo. Quindi il PUA ha previsto la sua, e vediamo nel disegno sotto la nuova sistemazione, dove l'edificio A non esiste più, al suo posto c'è proprio l'accesso alla strada Valparma con una nuova viabilità, mentre l'edificio B crea questa quinta alla piazza e viene mantenuto. Vediamo in alto a destra anche una ricostruzione, un rendering di questo edificio che fa da schermo alla piazza, ed eventualmente, se sarà possibile, si recupererà anche un voltone di passaggio tra il PUA e la piazza. Niente, direi che sostanzialmente anche di questo abbiamo detto a sufficienza. Aggiungerei però ancora una cosa, ovvero che il mantenimento di questo edificio ha mantenuto questa grande strettoia, quindi una difficoltà legata viabilistica fondamentalmente. Quindi dal punto di vista la mobilità si è espressa a riguardo richiedendo la messa in opera di un impianto semaforico che consenta quindi di mettere in sicurezza l'incrocio, quindi l'uscita dal comparto, così come i mezzi che transitano su strada Valparma. Qui si sono spiegate nel dettaglio le questioni della variante al poche a RUE, che magari potremmo forse verificare, cioè parlarne eventualmente dopo, se avete bisogno di questioni specifiche a riguardo, insomma. Ma per quel che riguarda il piano e il suo, insomma, e le sue peculiarità e le sue caratteristiche, direi che mi sembra di averle delineate tutte, insomma.
Se l'assessore non vuole aggiungere delle altre cose, passiamo alle domande. No, no, domande. Attualmente non vedo nessuno prenotato. Sì, prego. Consigliere Campanini ha chiesto la parola. Buonasera, grazie Presidente. Non so se interpreto sul mio pensiero anche quello dei colleghi, forse magari ci aspettavamo, l'illustrazione va benissimo, quella che sta fatta, forse ci aspettavamo un pochino più di inquadramento, diciamo, storico di questa vicenda, anche se è illustrato nella delibera, quindi uno, se io me lo sono letto, si può leggere gli allegati della delibera, però diciamo che così un primo commento a caldo, poi riservandomi di studiarmela meglio in vista del consiglio, sono appunto, come veniva ricordato, diciamo iniziative che partite molto molto tempo fa, e anche un po' in un'altra epoca, forse dal punto di vista storico e anche dal punto di vista dell'approccio urbanistico, e non so, in effetti così, ripeto, a livello un po' istintivo fa un po' specie vedere adesso sulla carta, vedere da Google Maps questa grande area verde che sta attorno alla strada, che diventa tutt'altro, certamente con delle migliorie che sono messe in evidenza, con tutta una serie di vantaggi anche per gli abitanti di Panocchia, però che comunque va a, come dire, ulteriormente estendere l'urbanizzazione in un'area che comunque, diciamo, è tutto sommato di campagna. E questo come commento così, diciamo, a caldo. E poi avevo qualche domanda, diciamo alcune, poi magari mi scuserò se me ne vengono in mente altre, diciamo, che abbiano un senso, magari riprendo la parola. Vabbè, la prima è... ho visto l'estensione, diciamo, del comparto nuovo che dovrebbe sorgere. E si può dire qualcosa di più su questo comparto? E poi ci sono delle limitazioni, se ho ben capito, oltre che in altezza, ci sono delle prescrizioni specifiche per come verrà realizzato? Se si può dire qualcosa di più su questo. E poi volevo un chiarimento sul discorso questo più specifico, ecco, grazie, perfetto, diciamo della viabilità. Sì, è stata fatta la scelta di questo ingresso uscita, è chiaro che, come dire, una rotatoria, anche se, diciamo, ultimamente anch'io, lo dico così in modo un po' sportivo, a volte mi faccio delle domande sulla rotatoria, perché anche quelle poi richiedono un grande utilizzo di suolo, quindi a volte mi chiedo anch'io se è il caso di farlo ovunque sempre, perché in ogni caso sono sempre un intervento, nel loro piccolo, tra virgolette, abbastanza impattante. Però a parte questo ragionamento generale, in una situazione come quella dell'incrocio di Panocchia, che penso tutti conosciamo, in effetti forse lì proprio un posto in cui risolverebbe varie problematiche. C'è quel semaforo che interrompe la pedemontana, il pericolo un incrocio a raso molto stretto, però se la valutazione sta fatta, come ha spiegato giustamente l'architetto ingegnere, mi scusi non ricordo l'incarico, mi fido del fatto che saranno state fatte valutazioni tecniche che portano a quella conclusione, quindi non è una punta, soltanto così una riflessione. Però dicevano invece sul piano della è stato detto che quindi verrebbe un semaforo nella parte centrale per evitare come dire i problemi dovuti alla nota strettoia lì di Panocchia.
mi chiedo se è una soluzione, pensando poi al futuro, veramente idonea. Dovrei un po' pensarci, ma l'altra viabilità che viene creata, quindi diventa sostanzialmente, venendo da Traversetolo, quindi uno prende l'altra viabilità, fa una specie di tangenzialina, esce fuori sulla via, per evitare ovviamente due semafori, perché sarebbe un semaforo famoso, diciamo, della Pedemontana, che è verde quando si va dalla Pedemontana, però insomma, teoricamente deve essere verde rosso, e poi un secondo semaforo, quindi chiaramente si tenderebbe a utilizzare quella via lì. E poi sì, mi chiedo se in qualche modo non vada un po' a complicare, ecco, però non lo so, magari ci effettuerò meglio, ma un po' a complicare già una... Perché le strettoie, anche qua, forse, penso, a nessuno piacciono le strettoie, sapremo che sono anche pericolose, poi c'è il problema magari dei pedoni, però in generale hanno la loro storia e a volte sono anche di fatto un elemento di come dire, calmierazione del traffico. Nei paesi a volte di montagna o anche altri paesi sono sempre state, e chiaramente vuol dire che ci vuole attenzione e bisogna molto rallentare, senza per forza però dover fare delle code magari per un impatto semaforico. Però beh, questo è un particolare molto, diciamo, di dettaglio, non voglio neanche perdere troppo tempo su questo. Io farei anche parlare il consigliere Occhi e poi dopo magari diamo delle risposte. Prego, consigliere. Sì, grazie, buonasera. Allora, sì, io e anch'io ovviamente mi associo a Campanini quando ho visto questa serie di villette, che poi adesso non ho, ho scaricato solo stasera tutti gli allegati, ma ho visto un po' un rendering, è proprio una realizzazione, sebbene piacevole, per carità, ma è una realizzazione ormai di un tempo che fu. Credo che con tutto il parlare che stiamo facendo di rigenerazione urbana, questo sia proprio il classico intervento che sia puro consumo di suolo. Comunque, alcune domande relative al fatto che, non essendo io un super esperto di leggi urbanistiche, mi chiedevo, andiamo come consiglio comunale ad approvare un PUA, credo che sia per la variazione di un POC, quindi di cui poi si è detto che si sarebbe parlato, che cos'è che effettivamente va ad approvare il consiglio comunale. Poi, non avendo visto bene il rendering ancora, chiedevo, si parla di 9 metri, ma dalla figura che si è vista prima sembrano un po' più basse, quindi volevo capire se c'erano un'immagine poi in cui si vedeva meglio le altezze finali. Poi ho visto nelle prime immagini c'è tratteggiata una specie di tangenzialina. Mi ricordo anche lì che ai tempi di Vignali si pensava di bypassare ogni piccola frazioncina con delle piccole tangenziali. Chiedevo se è ancora attuale quella tangenzialina o è solo un refuso cartografico del passato. E poi mi sono perso un pezzettino quando parlavate dell'edificio che si è scelto di non demolire. Nel rendering si vede che è restaurato. Visto che mi sono perso il pezzo, chiedevo di venire dei attrattori. Grazie. Chiedo solo una cosa, non ho capito perché mi si è... relativamente all'edificio restaurato non ho capito qual è stata la domanda, perché ho perso la connessione. La domanda era se il restauro che si vede nel rendering con quel volto è a carico degli attuatori, perché mi ero perso un pezzo della discussione. E se volete posso iniziare a parlare, a dire qualcosa, ditemi voi. Poi magari al momento non ci sono altre domande, quindi magari possiamo partire con le risposte. Eventualmente magari può... sì, anche l'assessore può intervenire da dove ritenesse. Sì, allora, intervengo alla fine. Allora, il comparto sì, prevede queste casette a bassa densità, per cui altezza massima 9 metri e mezzo. Cos'altro prevede in particolare questo piano? Prevede viali alberati,
prevede tutta una mitigazione verso la campagna. Voi la vedete disegnata schematica in questa planimetria sulla destra, è tutta una fascia di mitigazione a siepe e ad alberi proprio per cercare di mitigare verso la campagna. Verso l'esistente invece, quindi sulla sinistra, vediamo che c'è una fascia di verde, anche questa lasciata al privato, così come l'altra, ma non edificata e non edificabile, giusto per fare anche in questo caso un po' da cuscinetto all'esistente. Per quel che riguarda la viabilità, allora la rotatoria era prevista all'uscita del comparto e non all'incrocio tra strada Valparma e strada Pedemontana. Okay, ed è per questo che è stata tolta, perché ci sarebbe stata una rotatoria e subito dopo un semaforo, e quindi la provincia ha detto assolutamente no, preferiamo non far realizzare questa rotatoria, benché gli attuatori pedissequamente, così come prescritto da strumenti urbanistici, l'avessero progettata. Per quel che riguarda invece il semaforo su strada Valparma, è verissimo, è sicuramente una soluzione di traffic calming in questo caso, perché il fatto di avere una strettoia sicuramente consente, anzi obbliga chi utilizza i mezzi di insomma mitigare la velocità. Secondo me, relativamente al primo intervento, mi sembra di aver più o meno risposto a tutto. Al limite poi può richiedere se mi fossi dimenticata qualcosa. Invece il secondo intervento, allora parto dalla tangenziale, quella che abbiamo visto e adesso la andiamo a vedere, questa è una tavola del PSC, per cui è ancora oggi in progetto questa tangenziale, diciamo. Questa è una tavola dei nostri strumenti urbanistici generali, per cui non sappiamo quando verrà realizzata, non è legato sicuramente alla realizzazione di questo comparto. Scusate, questa qui, allora bisogna anche dire una cosa, questa è una previsione PTCP, se non sbaglio. Esatto, sì, cioè, certo. Questa, consigliere Occhi, è la previsione di una sorta, cioè dell'allungamento della Pedemontana fatta dalla provincia, epoca, credo, Bernazzoli, che insiste in area pilastro e che arriva di fatto fino a Felino Sala. È come dire nel PRIT regionale, adesso che lei è in regione magari può anche interessarsi a questi argomenti, cioè ci sono, come dire, l'asse pedemontano potenziato, non in tutte le province è stato fatto, ma è una delle strategie del PRIT regionale. Quindi questa è, come dire, di fatto non tanto una delle tangenzialine che concordo, che come dire erano state previste, quanto in gran parte è una previsione, ancorché come dire molto sulla carta, di riuscire a sgravare l'asse pedemontano tradizionale che passa all'interno dei paesi e avere invece una sorta di infrastruttura agile, una specie di tangenziale, in realtà come dire è un asse infrastrutturale che drena tutto ciò che arriva dalle nostre colline, i prosciuttifici che producono tutto il traffico pesante, per riuscire a renderlo, come dire, orizzontalmente diluibile, andando verso di fatto la stazione, il casello autostradale di Fornovo, piuttosto che arrivare verso, come dire, Parma, al casello di Parma Nord, quindi o sulla Parma La Spezia o sulla sull'autostrada del Sole. Quindi questo è lo scopo di quella bretella. Peraltro, in tutti gli incontri pubblici che ho fatto a Pannocchia, i cittadini hanno sempre chiesto la realizzazione di questa infrastruttura, cioè anche negli incontri fatti per la nuova piazza di Pannocchia,
per questo piano urbanistico che è stato presentato ai tempi di Ubaldi, poi di Vignali, è rivisto da noi, quindi i cittadini chiedono sempre a gran voce la realizzazione di questa infrastruttura perché vedono, come dire, molto problematico il traffico parassitario che passa, come dire, all'interno del loro paese, eccetera, eccetera. Scusate la digressione. Benissimo. Passo invece al discorso dell'edificio restaurato. Ovviamente è un edificio che è privato e rimane privato e pertanto il suo recupero è totalmente a carico del soggetto privato. E quindi rimane l'ultima cosa, che è invece la variante di POC. Sì, come giustamente diceva lei, andiamo in consiglio comunale con questo intervento proprio perché questo intervento fa variante di POC e di RUE. Qui sono specificate nel dettaglio tutte le cose per il quale fa variante. Alcune di queste ne abbiamo già parlato perché sono importanti. La prima è l'aggiornamento del regime vincolistico dei fabbricati esistenti posti all'interno del comparto. Sostanzialmente il nostro PSC ha tolto il vincolo ad entrambi gli edifici esistenti, demandando, non l'ha tolto il RUE, ma ha demandato alla fase attuativa, quindi al PUA, la valutazione nel dettaglio, questo lo dicevo anche prima, del da farsi su questi edifici. Quindi è stato tolto il vincolo nel RUE perché non poteva essere fatto altrimenti e poi è stato disciplinato all'interno del PUA, ad esempio, la demolizione per uno e per l'altro gli interventi ammissibili o meno sull'edificio che viene recuperato. Un altro motivo per cui è stato viene fatta variante poche RUE è per l'aggiornamento della soluzione d'accesso su strada Penedontana. Era una rotatoria, adesso ci troviamo un incrocio a T, quindi sono state modificate il POC e il RUE. Anche il PSC ci individua una rotatoria, ma come leggiamo anche dalla relazione, su queste cose di dettaglio ovviamente il PSC è un'indicazione, non la possiamo considerare come una prescrizione, che invece demanda al POC e al RUE la definizione puntuale delle infrastrutture e del come realizzare queste infrastrutture. La possibilità di attuare il comparto mediante PUE e non come PCC. Questo è una SLU inferiore ai 4.500 metri quadri, pertanto sarebbe potuto essere realizzato tramite un permesso di costruire convenzionato. Tuttavia, visto che faceva variante al POC e al RUE, la stessa nostra delibera di PSC che ha tolto il vincolo sui due fabbricati ha chiesto che nel caso in cui si dovesse fare variante, questo piano venisse attuato mediante PUA, anche per valutare nel dettaglio tutte le particolarità di questo piano. E poi è stata adeguata la scheda tecnico-normativa in una serie di questioni, direi più spicciole. La prima è l'aggiornamento, ad esempio, ai vincoli di PSC vigente. All'epoca, quando è stato fatto questo piano, non c'era sicuramente questo PSC che abbiamo approvato nel 2019, quindi sono stati aggiornati i suoi vincoli. Le aree pubbliche, così come vi dicevo in precedenza, erano state individuate in un altro punto del piano, mentre il piano ha adesso deciso di accostarli al circolo del ciclone, alla parte più centrale del paese. È stato specificato quant'è l'ammontare di questa superficie che viene introdotta nel comparto grazie alla demolizione dell'edificio e alla classificazione a ZB di una parte del piano, perché fanno l'accesso su strada Valparma. Un'altra questione è stata quella di aggiornare la dicitura legata agli usi ammessi, che io adesso non la leggo perché ho la
qualcosa a metà, ma sostanzialmente non prevedeva attività di intermediazione connesse alle artigianali, di intermediazione connesse alla residenza senza la parola commerciale, che in realtà è una dicitura standard da RUE e sono sostanzialmente quegli usi di commercio di vicinato, sali e tabacchi, che in realtà in un comparto di residenza sono assolutamente da inserire, tant'è vero che il RUE li individua proprio come dicitura estesa anche quelli. Poi un altro, diciamo, refuso: era stata individuata la presenza di una linea ad alta tensione da interrare, ovviamente non esiste, per cui è stata aggiornata la scheda anche su questo aspetto. Quindi, a parte le prime cose, tutte queste sono fondamentalmente non cose di merito, ma quindi le ultime cinque che vi dicevo, ma cose proprio specifiche che abbiamo modificato sostanzialmente proprio perché andavamo a toccare il poker RUE. In caso contrario probabilmente sarebbero rimaste così come erano, senza causare grandi scompensi all'attuazione del piano. Io direi che mi sembra di aver risposto a tutto. Se eventualmente a qualcosa non ho risposto o avete ancora dubbi, dite. Dopo farò anche un intervento, però alla fine magari, se non ci sono altre domande. C'è un'altra domanda del consigliere Campanini, prego. Grazie Presidente. Sì, chiedevo, c'è già una previsione di quante unità abitative potrebbero venire costruite, o so che nella slide che abbiamo davanti mi sembra siano 27 lotti. 20, sì, esatto, 27. E lotti nel senso, cioè, tradotti in appartamenti o sono casette tipo... Guardi, saranno quasi tutte, dal progetto, villette. Sì, sono tutte villette, mono, bifamiliari, attualmente addirittura tutte monofamiliari con una SLU davvero, davvero piccola. Se consideriamo 3.100 sono poco... Quasi 30 contro 30, un centinaio di metri a fabbricato sostanzialmente, per cui sono proprio delle villettine. Ma, cioè 30, però su più 30 villettine su più piani, giusto? Sì, beh, 9,50 alla fine diventano due piani. La okay. Possibilità è di farla anche di più, ma in realtà attualmente il progetto prevede un paio di piani. Quindi possono essere due appartamenti o uno solo su due piani? Sì, certo. Sì. Da questo punto di vista è abbastanza libera la cosa. Anche i lotti, volendo, si potranno unire per fare magari una casa più grande, oppure una bifamiliare con due accessi, insomma, oppure sotto un appartamento e sopra un altro. Da questo punto di vista cambia poco per quel che riguarda noi, insomma. Mm-hmm. Okay. Grazie. Se non ci sono domande, assessore, può fare magari lei un intervento? Sì, chiederei a Federica Zatti se magari mette la planimetria, quella, diciamo, sulle aree pubbliche, il nodo sulle aree pubbliche. Ecco questa, ok. No, allora, molto rapidamente, visto che il consigliere Campanini chiedeva anche un po' di storia, sì, non tanto amministrativa, ma delle vicende su questo piano. Allora, è chiaro ed evidente che questo è ciò che si dice in gergo un residuo di piano, no? Residuo di piano, ovvero pianificazioni relativamente antiche che poi arrivano sul tavolo. E questo è uno di quei piani che ha dei preaccordi di pianificazione, cioè i famosi ex articoli 18 della legge regionale 20,
dove l'amministrazione comunale ha preso impegni sottoscritti dal notaio con il privato, dove celermente doveva dare l'autorizzazione alla realizzazione di interventi edilizi descritti nell'accordo. Accordo che è venuto fuori da una manifestazione di interesse del piano operativo comunale, questo per velocizzare la realizzazione di interventi edilizi. Quindi diciamo che questo non è un libro bianco, ma bensì è un impegno che il Comune di Parma ha preso con dei soggetti privati, dove appunto il diritto urbanistico amministrativo vincola l'amministrazione. Uscire da questo vincolo significa indennizzare i soggetti privati, e su questo è, come dire, un elemento evidente. È chiaro che non è stata, come dire, volontà dell'amministrazione precedente a questa, che poi era la stessa, classificare quest'area, che è un'area che, ha ricordato Federica Zatti, era un permesso di costruire convenzionato. Adesso cerco di non fare l'urbanista burocrate, ma di fatto si attuava, era una roba piccola nelle sue previsioni. Si sarebbe attuata attraverso un permesso di costruire, cioè non sarebbe neanche dovuta passare in Consiglio Comunale. Cioè il Consiglio Comunale era passata ai tempi la scheda di POC, perché questo è un intervento che è già in POC, era passato il PSC, il piano strategico, insomma il piano strutturale ai tempi, però nel 2012 l'amministrazione Pizzarotti, dove ero sempre io assessore, invece ha dovuto valutare, come dal punto di vista politico, una previsione che era quella di togliere un vincolo di PSC, del piano strutturale comunale, a questo edificio che non riesco a segnarvi, che è l'edificio vincolato, quello che dà sulla piazza principale di Panocchia, quello che si vede nei rendering qua, quello che si diceva di restaurare, dove praticamente serviva una variante specifica di PSC per togliere il vincolo di restauro e risanamento conservativo a questo edificio. Ai tempi, io da assessore, anche coi tecnici, valutai che non era così banale togliere questo vincolo, perché questo edificio fa da sfondo della piazza Italia 61, se non sbaglio si chiama, la piazza che andremo a riqualificare a breve, e quindi chiesi che cosa? Che, come dire, in un qualche modo fosse quindi non accolta questa questione, ovvero fosse accolta ma demandando poi al RUE di svincolare questo vincolo di PSC, il vincolo di fabbricato rosso, e allo stesso tempo di assoggettare quest'area non più a permesso di costruire convenzionato ma a piano urbanistico attuativo, che quindi ha bisogno, come dire, di studi più di dettaglio dal punto di vista degli spazi pubblici, di quella che poteva essere una qualità del progetto in relazione al centro di Panocchia. Cioè, ve la esprimo in estrema sintesi, il piano doveva valutare in maniera molto più di dettaglio se questo fabbricato era sacrificabile, e se sacrificabile in relazione a una qualità delle dotazioni territoriali, cioè dello spazio pubblico, del sistema piazza, dei servizi di verde pubblico attrezzato, delle aree a parcheggio, insomma, se proprio bisognava consumare del suolo per fare una lottizzazione, doveva in un qualche modo demolire un fabbricato che faceva da sfondo, un fabbricato di non di grande pregio, però che aveva comunque un suo pregio, e doveva essere attentamente valutato. Questo ha rallentato pesantemente, come dire, l'attuazione del piano, cioè un intervento edilizio che di fatto poteva essere già autorizzato dal 2015, diciamo, forse anche prima, invece arriva oggi al 2020. Questo con grande patimento da parte dei soggetti privati, che hanno anche, come dire, rappresentato lamentele su un rallentamento del procedimento da parte del comune, che però era
come dire, valutato rispetto all'interesse pubblico superiore, che era quello della qualità urbana. Cioè, noi non potevamo disattendere quello che era un impegno, però potevamo esigere il massimo della qualità da questo intervento. Da qui, nel 2016 forse, andai in quartiere, quindi al Circolo il Ciclone, non so se Federica Zatti, adesso provo a fare un'operazione che vedo, assumo il controllo della presentazione, vedete il mio mouse per caso? Io no, sinceramente, no. Però... No, vabbè. Allora, dove leggete fermata dell'autobus, è di fianco all'edificio vincolato, lì c'è il ciclone, vabbè, lì abbiamo fatto questo incontro pubblico, dove peraltro molti cittadini di Panocchia mi dissero, ma assessore, era già venuto l'assessore, due assessori prima, a farci vedere il progetto, era già andata in circoscrizione, andava tutto bene, che cosa ce lo fa rivedere un'altra volta? Quindi diciamo che i cittadini si chiedono anche perché questa roba qui non viene realizzata. Questi sono i paradossi dell'urbanistica e della partecipazione. E il progetto fu fatto vedere, un progetto diverso rispetto a questo, in parte, perché a quel punto il fabbricato si riteneva quasi demolibile, però i cittadini fecero una serie di osservazioni, non ci chiesero di mantenere il fabbricato, che invece la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio ha valutato di interesse di doverlo mantenere, ma ci chiesero di realizzare quel campo da calcetto che vedete dietro il ciclone, non so se lo vedete, Campo da calcetto. Sì. E di fianco avere un'area di un'area gioco bimbi, che noi avevamo proposto di farla nella piazza Italia 61, che invece ci dissero no, è una stupidaggine, mettetelo di fianco al ciclone perché così riusciamo a fare col circolo Arci una bella sinergia. E piazza Italia 61 invece lasciatela piazza pavimentata, perché se per caso vogliamo fare un mercatino abbiamo il massimo della disponibilità, che è quello che poi faremo con i soldi del comune che avete approvato voi in consiglio comunale, come dire, il finanziamento, e dovremmo iniziare i lavori quest'estate. Adesso col Covid è sempre un po' un problema, quest'estate, primo autunno, adesso vedremo. E anche realizzare un parcheggio che è un extra standard, che è dietro, non so se lo vedete su questa strada allungata, che è un parcheggio a servizio anche della piazza centrale del ciclone. Questo perché come amministrazione alcuni cittadini ci avevano chiesto, no, ma la piazza centrale metà fatela parcheggio totale. Io mi sono opposto, e anche alcuni cittadini, cioè piazza Italia 61 è la piazza centrale del paese, insomma, se la facciamo a parcheggio è un po' come ritornare indietro, cioè un po' come se in piazza della Pace andassimo a rimettere il parcheggio che fu tolta dall'amministrazione Lavagetto, una roba antistorica. Forse c'è anche una slide che si vede meglio la parte pubblica, perché queste sono un po' più piccoline, c'è una slide in cui si evidenziano maggiormente le zone pubbliche. No, è questa la slide, non si vede? Sì, però ecco, mi sembrava ci fosse una... Sì, no, ma... È questa la slide, cioè ce n'è un'altra di slide, non lo so, questa... Boh. No, direi che questa è quella in cui si quella vede che meglio. Si vede meglio. Cioè, forse ci sono qualche rendering, vabbè, dopo semmai faremo una carrellata. Allora, questo per dirvi che lo sforzo è stato quello di riuscire a migliorare, a far valutare da più soggetti questo piano. È chiaro che la demolizione del fabbricato, che invece è stato mantenuto, avrebbe permesso ad esempio di spostare la fermata dell'autobus, che è sulla strada Valparma davanti al ciclone, in questa posizione, avrebbe permesso un accesso migliore al ciclone, però diciamo che insomma la CQAP, quindi gli esperti, hanno valutato di mantenerlo. Chiaro che non era una soluzione banale, il problema è comunque questo traffico che c'è all'interno della Valparma con questi mega autobus, che è chiaro che su sta strettoia sono un po' un problema, però con questi semafori almeno si farà un po' di traffic calming.
Quindi quello che vi voglio dire è che questo piano è stato non partecipato di più, cioè nel senso che ha avuto continui incontri pubblici, richieste da parte dei cittadini, come dire, che hanno fatto una serie di richieste che sono state poi accolte, ovviamente mediate tecnicamente dai progettisti, dalla proprietà che appunto nel primo permesso di costruire aveva una realizzazione di spazi pubblici veramente ridotti all'osso e che nel tempo si sono implementati e incrementati di fatto. Quindi insomma qualcosa è stato portato a casa come miglioramento, dopodiché è chiaro che questo è un residuo di piano, ma ricordo a tutti che abbiamo ridotto di, ormai sono un disco rotto, 4 milioni e 300 mila metri quadri di aree potenzialmente edificabili. È chiaro che alcune aree sono rimaste, tipo questa, quelle che avevano, come dire, trascritto dal notaio accordi di pianificazione. E basta, quindi questo è quello che volevo dirvi. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Attualmente non vedo nessun altro prenotato, quindi possiamo dire di licenza. Prego. No, sono una domandina tecnica per essere sicuro di aver capito il discorso dell'assessore. Quindi il passaggio in consiglio comunale è dovuto alla caduta del vincolo sul secondo edificio, cioè è per questo che bisogna fare tutti i vari passaggi, ho capito bene, no? È solo una domanda tecnica, era solo per capire, cioè in assenza di quello si poteva andare senza modificare gli strumenti urbanistici, quindi senza passare in consiglio? Rispondo io, posso? Sì, certo. Allora no, consigliere, allora, cioè nel 2012-2013 portammo in consiglio comunale una variante PSC, di dettaglio, no, non generale, di alcune questioni del PSC, che era stata, come dire, era l'adozione. Tra queste cose c'era la necessità di togliere il vincolo al fabbricato rosso, al fabbricato vincolato. Se noi in quella sede avessimo tirato dritto, cioè avessimo detto va bene, togliamo il vincolo dal PSC di quel fabbricato, il POC era già conforme e il PCC si attuava praticamente tramite una delibera di giunta o addirittura con un atto dirigenziale. Quindi non sarebbe servito nessun passaggio in consiglio comunale. Per questo piano non l'avrebbe visto il consiglio comunale, questa lottizzazione. Ma visto che ai tempi l'amministrazione Pizzarotti, vabbè, è sottoscritto come assessore, invece valutammo che bisognava rimeditare questa demolizione di questo fabbricato e anche la viabilità che era proposta, perché era una sorta di strada dritta con una rotatoria che avrebbe, come dire, anche inciso pesantemente sulla piazza centrale del paese, si è innescato un processo tale per cui si è richiesta la trasformazione in PUA e questo PUA ha avuto una sua vita, cioè abbiamo voluto noi che fosse visto dal Consiglio Comunale come piano e non come semplice autorizzazione da sportello edilizia. Quindi sì, l'abbiamo voluto noi che diventasse un PUA e che il Consiglio Comunale lo vedesse a questo punto. Lo vedesse come adozione e questo okay, c'è anche variante al POC, perché poi si sono innescate una serie di questioni, cioè gli spazi pubblici sono stati valutati non più come una semplice pratica edilizia, ma come un piano che doveva avere delle qualità, una qualità di un centro urbano
di frazione che doveva avere una sua armonia, uno spazio pubblico, la panchina, l'albero, il sottovolto, insomma, doveva avere una sua, come dire, narrazione, come dire, di qualità architettonica, doveva andare in CQAP, cosa che magari non ci doveva andare altrimenti, insomma, abbiamo chiesto qualità, che poi la qualità è anche molto soggettiva, qualità la fanno anche i passaggi di valutazione, abbiamo chiesto qualità. Grazie. Se non ci sono... Scusate, fermo restando che l'articolo 18 diceva quartiere di completamento per case uni e bifamiliari, cioè questo era l'elemento che il privato comunque richiedeva, cioè perché aveva firmato un contratto. Signori, direi che possiamo licenziare la delibera. Assessore, se non ci sono altre, diciamo, informazioni da dare, direi che possiamo chiudere la commissione.